Ehi, ciao. Karst, che cosa ci fai qui? Attenta, fingi che non ci siamo mai visti. Non avrei mai dovuto trattare con gli emarginati, ricordi? Come dimenticarlo? Generoso da parte tua parlarmi ora. Ora non fare così. Lo sai che farò il tifo per te nella prova. Non vedo l'ora di vedere certe facce quando vincerai. E se ti servono scorte dell'ultimo minuto, ci penso io. Ok, fammi vedere. Non si cambia. Se si rompe, peggio per te. Fionda. Questa potrebbe essermi utile. Alla prossima. Alla prossima, quando sarai un audace. Perfetto. Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Karja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine. Scritto vostri per mano Terre Sole a base. Prendi maledetto! Giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja. Quindi sarò molto franco, il 13° Re Sole era un pazzo omicida. Oh, è così. Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il 13° Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il 14°. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Giusto! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del 14° re. E quindi potreste prestargli attenzione. Ok. Grazie. Un annuncio di gratitudine, scritto per mano del Re Sole Avad, 14° sovrano della stirpe raggiante. Che cos'è? Sembra che ce l'abbia pelato. È uno degli ospiti. Della tua prova. Dispositivo sconosciuto e rilevato. Già sono così imparabilmente. Indossa un non gli negherò la possibilità di farlo. Grazie agli alberi più robusti. Ehi, amico. Dove hai trovato un focus? Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile. La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Ci hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che succede? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Bello. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Ah, grazie. Bella armatura. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. I Nora sono ancora infuriati con i Karja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando?
C'è un gran pezzo di segni. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterai perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo re sole. Ne un'altra. Catturata? Sì. Uccisa? No. Ci vuole più di qualche cargia per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Ma anche no. Anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari. Va bene. La benedizione inizierà quando i candidati saranno pronti. Manco solo io, Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia, sorelle. Guarda chi c'è. Davanti a voi troverete la lanterna della preghiera, creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma. Madre senza la maiuscola, quindi non il dio che intendono. Vabbè, per Rost. Per avermi fatto arrivare qui. Ma proprio madre genetica? Vedi che qua scrivono madre maiuscola. Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento. Che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Sono i loro fuochi da fruttificio, questi. Ok. Ecco Olin. Ho alcune domande da fargli. Olin, dove? Ah, ma è un opzionale. Ma chi se ne frega. Fatemi passare. Se, vabbè, tanto ho capito. Non mi parlerà perché vuole mantenere il segreto per qualche in qualche modo. No? Lasciamolo stare. Ti massacro! Come hai detto? Trovati un letto, Reietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua presenza è un Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. Basta. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. Dov'è? A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Se vale anche solo un decimo della guerriera che è sua madre, hai perso la lingua? O forse hai bisogno del permesso di parlare in presenza di veri Nora? Ah, vuoi che ti dà un cazzotto? Puoi vestirti da vera Nora, ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh? È così che funziona con chiunque, Reietta. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. Mi spiace per te. L'unico modo che hai per sentirti forte è far sentire deboli gli altri. Ma non attacca. Mi sono allenato tutta la vita. Domani scoprirai quanto sono forte. Ho visto abbastanza. Avrai pure il corpo di un uomo, più o meno. Ma sei sempre un esile moccioso. Sai, penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Io spesso penso a quel bel... Ecco. È stata molto divertente. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Vero. Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. No, parli di te in terza persona? Presa domani, non io. No, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei.
Effettivamente, ci sono diverse opzionali, va là. Lavoro con Bast. Ora starà zitto. Fino a domani, ovvio. Non credo. Sei molto all'oscuro, no? Siamo molto all'oscuro noi. Ma so chi sei. Sei l'avversario, è sicuro. Ma vincerla? Soltanto Bast? Tu? O io? Vala. Piacere, Vala. È vero. Domani vincerò io. Devi festeggiare una vittoria prima di averla ottenuta, cara. Mia madre lo dice sempre. Ora, se non ti dispiace, devo andare a dormire. Dovrò essere... Spero che questi... ti distruggerò domani. Quando vuoi, il tuo letto è qui. Ok. Grazie. Ci sono dei punti in cui salta il dialogo, non lo so. Ma... dormiamo. È il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? E sono tutti abbastanza stronzi. È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. Troppo comodo, non male, non mi piace. È rumorosa, puzza e la gente... è idiota. Questa gente che mi ha escluso. E ora eccomi, bloccata qui con loro. Inizierà a piacerti nei prossimi giorni. Ora riposa. Come sarà la prova? Non ditemi che è una gara parkour, perché quella potrei anche perderla. Quante lance? No, grazie. Prima ci fai passare, poi ci rompi il cazzo. No, mezze maniche dove nevica come non so cosa. Tranquilli loro. Se lo stronzo che mi ha rotto i coglioni ieri... Rash. Che devo fare perché tu te ne vada? Niente. Quanti ne sto ammazzando? Carica! Ah, dovevo... Che pezzo di merda che sei? Il tuo trofeo si è spaccato, Rayetta! Sembra che te ne serva un altro! Vabbè, ma scusa, io ne ho ammazzati una quantità industriale qua. Vieni qui, pezzo di merda. Nel culo. Più veloce, forza. Devo recuperare. Ma non ho capito che devo fare. Ah, devo andare da loro? Ma cagà, ma dimmelo prima. Forte. Eccomi.
Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai? Ma fa culo. Ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Ferma. È un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Non per me. Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per affattare! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro! Adesso fermati qui! Yuhu! Chi c'è in casa? Non vedo! Vai, 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 vai! Veloce! Smettila di trascinarti! Devo continuare così! L'emarginata! È impazzita! Ma cosa? Vabbè, ma non si capisce! Ma qui ci sono dei problemi completi nell'audio, comunque. Com'è arrivata? Ma perché mi prendi con le cose sbagliate? Ma cazzo, t'ho detto gira a destra, va dritta! Davvero hai dei problemi, tu? Dai, 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 dai. A parte sì, mi dicevano le regole all'inizio. Evitavo di ammazzare tutta la mandria. Ne ammazzavo solo uno. Che vabbè, intanto non conta un cacchio, probabilmente. Mi sono allenata tutta la vita per questo. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa. Non basta. Devo essere perfetta. Stai calma. Belli. Vedi di non buttarti giù stavolta, eh? Forza, forza, puoi farcela. Non possono battermi ora. Eccoli. Madonna. Tutti nello stesso momento. Non so chi è arrivato secondo. Non ha vinto lei. L'emarginata ha barato. Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Che figlia di puttana! Perché ora è un audace! Ce l'hai fatta! Come tutti voi, non appena mettete il trofeo sull'altare! Ma è Aloy, un tempo emarginata, ora audace! La prima fra tutti voi! Oi! Ma che cazzo? Qui, da quella parte. Ma non ce la faremo sotto attacco. Non possono attaccare da morti. Teneteli impegnati. Io troverò un modo. Basta! Basta! Sei con noi! Ovvio che sono con voi! Andiamo! Sei tentato di ucciderci, che cazzo, ci manca anche! Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!